Salvatore Puglisi traccia un bilancio del suo primo anno da sindaco di Lingua Glossa, non nascondendo le difficoltà iniziali, soprattutto economiche, in cui ha trovato l'ente pedemontano. Puglisi parla innanzitutto di programmazione, di turismo e di ricettività. Ci siamo trovati di fronte a una difficoltà economica dell'ente non indifferente. Questo però non ci ha scoraggiati. Noi abbiamo, sulla scorta di quello che abbiamo trovato, rimodulato il programma elettorale e calendarizzato i punti in maniera diversa proprio rispetto alle esigenze finanziarie dell'ente. Tutto quello che è proprio la comunicazione del turismo dal punto di vista dell'amministrazione comunale l'abbiamo rinviata a quest'anno, quindi con l'approvazione di questo bilancio siamo in condizione di avere quelle risorse che ci mettono, che ci permetteranno di partecipare a una fiera, di essere più presenti con le brochure in lingua, di lavorare molto sui social e sulla comunicazione digitale, cosa che per adesso abbiamo fatto in maniera casalinga, ma non abbiamo potuto su questo fare degli investimenti. Poi ad esempio una questione sull'incarico, per dire, del piano regolatore, che è una cosa che avevamo intenzione di fare, l'abbiamo dovuta posticipare di qualche anno. Il resto sono cose che comunque siamo riusciti a fare. Avevamo detto di impegnarci da subito sulla questione dell'Etna facendo un bando e l'abbiamo fatto nel mese di dicembre. Sempre sulla questione dell'Etna abbiamo in scadenza in questi giorni, ma ne parleremo, la questione del progetto di finanza, che è quel salto in avanti, quel passo lungo che il Comune cerca di fare per recuperare il gap di questi anni. Su Etna Nord mancano delle infrastrutture, è sotto gli occhi di tutti, è fuori di dubbio, non c'è ricettività ad Etna Nord, non c'è un posto letto a Piano Provenzano e quindi il lavoro che stiamo facendo lì è il più grosso che abbiamo fatto quest'anno, cercando di vedere bene cosa c'era in maniera contrattualizzata come atti amministrativi, cosa doveva essere portato avanti e cosa invece necessitava di una decisione diversa, quindi in qualche caso la revoca di qualche concessione e la rimessa a bando. All'interno del Comune la riorganizzazione della macchina amministrativa, abbiamo ridotto le funzioni, c'erano 5 aree, secondo noi ne bastano 3, abbiamo cercato di valorizzare tante risorse che all'interno della macchina amministrativa ci sono e che magari in una posizione diversa possono esprimersi meglio. La questione del bilancio è quella che ha preso un pochettino la scena in questi mesi, però c'è un fatto: noi abbiamo, secondo me, ristabilito una credibilità dell'ente che con una nota di dispiacere mancava. Se prendiamo un impegno di un pagamento lo facciamo, se non possiamo fare un pagamento lo diciamo in maniera chiara, ma ci sediamo a un tavolo in maniera serena da persone adulte e responsabili, cerchiamo di trovare la quadra. Questo ci ha permesso ad esempio di non avere chiusa la discarica e quindi di trovare con Sicula Trasporti un accordo per il pregresso e per il corrente, di non avere più scioperi continui da parte della ditta Ecolandia, perché cerchiamo giorno dopo giorno di ottemperare alle nostre fatture. Il Comune chiaramente dal punto di vista finanziario soffre ancora questo forte stato di indebitamento, ma noi siamo convinti che con l'azione che abbiamo messo in campo, con questo anno di sacrificio, con il recupero dei tributi locali dovuti, quindi dico niente di più e niente di meno di una questione di normale giustizia e normale civiltà, ed è tutto volto allo sviluppo turistico di questo versante, di questo comune, che ha le caratteristiche per essere veramente un fiore all'occhiello della Sicilia, dell'Etna, ma in generale secondo me può dare quella soddisfazione ai cittadini veramente di essere lingua glossesi, di essere cittadini dell'Etna e di essere siciliani.